Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con la nostra informazione e benvenuti al TG Prima. 5 regioni in fascia arancione e una situazione che peggiora nuovamente in tutta Italia, con l'indice di diffusione del virus che per la prima volta dopo 6 settimane torna a superare all'1 a livello nazionale e 12 regioni sono nuovamente a rischio. I dati della cabina di regia confermano quel che era evidente da giorni. Il Covid ha ripreso a correre ed è quindi fondamentale contenerne la diffusione per evitare la terza ondata. Vanno mantenute le misure in atto, confermano gli esperti, invitando il governo a rafforzare le restrizioni. E la stretta arriverà con il nuovo DPCM in vigore dal 16 gennaio, a partire dalla conferma del divieto di spostamento anche tra le regioni in zona gialla. Da domenica tutte le regioni italiane saranno in fascia gialla, ad eccezione di Calabria, Emilia-Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto, che saranno collocate in fascia arancione, con il ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha firmato le nuove ordinanze. Dobbiamo tenere il massimo livello di attenzione, il virus circola molto e l'indice di contagio è in crescita. Le ordinanze saranno in vigore fino al 15 gennaio, data in cui scade il DPCM e con il nuovo provvedimento verranno valutate eventuali proroghe. Cambiamo argomento, torna centrale il tema della scuola. Arriva a 14 il numero delle regioni che ha deciso di rinviare ulteriormente il ritorno dei ragazzi delle superiori a scuola, prima fissato al 7 gennaio e poi slittato per volontà del governo al lunedì 11 gennaio. In alcuni casi i governatori hanno deciso di lasciare a casa per le prossime settimane anche gli alunni delle scuole medie e delle elementari. In altre, come in Calabria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche e Sicilia, i ragazzi delle superiori torneranno in aula il 1 febbraio. Oggi Lazio, Emilia-Romagna, Umbria e Sicilia si sono aggiunte al fronte delle regioni che già nei giorni scorsi avevano deciso di lasciare in didattica a distanza i propri alunni, ma ognuno ha scelto modalità e date diverse. Il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, ha stabilito che le superiori rimarranno al 100% in didattica a distanza fino al 17 gennaio, data già decisa da giorni anche in Molise ed in Piemonte. Lezioni online fino al 24 in Emilia-Romagna ed in Lombardia, mentre in Sicilia il presidente Musumeci ha deciso per la sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 16 gennaio per le scuole elementari e medie inferiori e fino al 30 gennaio per tutti gli istituti superiori. In Umbria la regione ha deciso didattica a distanza fino al 23 gennaio nelle scuole superiori. Dal canto suo il governo lavora per far tornare i ragazzi in classe nel più breve tempo possibile, ha commentato così il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia. Il 7 sono tornati in aula i bambini delle elementari e delle scuole medie. Adesso dobbiamo fare di tutto per far sì che torni la normalità anche per quanto riguarda le scuole superiori. E adesso cambiamo argomento. La Protezione Civile ha comunicato i dati Covid per quanto riguarda la giornata di venerdì 8 gennaio. Sono 17.533 i nuovi positivi su tutto il territorio nazionale, cui si aggiungono 17.575 guariti e 620 deceduti. I tamponi processati sono stati 140.267 per un tasso di positività ai test in discesa nelle ultime 24 ore di meno 2,4% per una percentuale che si attesta al 12,5%. Non si registrano variazioni per quanto riguarda le terapie intensive, ma aumentano di 22 le persone che hanno avuto bisogno di ricovero ospedaliero. E l'unità di crisi della Regione Campania ha diramato il consueto bollettino relativo all'andamento della curva pandemica sul territorio regionale. Si certificano 984 nuovi contagiati, di cui 75 sintomatici, su 8.889 tamponi processati, per una percentuale di incidenza del virus pari all'11%. Si segnalano inoltre 2.151 guariti e 46 deceduti, 6 nelle ultime 48 ore e 40 in precedenza, ma contabilizzati soltanto ieri. Per quanto concerne il report di posti letto su base regionale, su 656 posti letto disponibili in terapia intensiva ne sono occupati 100. Su 3.160 posti letto di degenza ordinaria, 1.395 ne sono quelli occupati. Adesso buone notizie, grande successo per il primo giorno del Vaccine Center di Fuorigrotta, ubicato presso la mostra d'Oltremare di Napoli.
Le dosi sono destinate al personale medico e infermieristico che fin dalle prime ore del mattino di ieri hanno seguito una lunga fila per accedere alla struttura. Dalle 8:30 sono stati aperti i cancelli dei padiglioni 1 e 2, quando c'erano già centinaia di operatori sanitari in attesa all'esterno del polo fieristico napoletano. I sanitari hanno atteso con ordine il loro turno in uno dei 15 box stabilito per le vaccinazioni, che sono poi proseguite per tutto il giorno, con un'attesa media di circa 2 ore. Abbondantemente già superata la quota record di 1.500 vaccinati. Restiamo a Napoli, al momento è esclusa la natura dolosa della voragine che si è aperta nel parcheggio dell'ospedale del Mare nella mattinata di ieri nel quartiere napoletano di Ponticelli. È quanto informa una nota dell'ASL Napoli 1. La voragine è profonda una ventina di metri ed è ampia circa 2.000 metri quadrati. In tutto l'ospedale del Mare al momento è interrotta l'alimentazione elettrica, ma il presidio è alimentato dai gruppi elettrogeni che garantiscono la piena operatività della struttura. Nel più breve tempo possibile l'ASL 1 di Napoli provvederà a chiudere temporaneamente il Covid Residence per l'impossibilità a garantire acqua calda ed energia elettrica. Fortunatamente non si registrano persone coinvolte, anche se alcune autovetture sono finite nella voragine. Gianluca Del Mastro, sindaco di Pomigliano d'Arco, ha scritto un post sui canali social dove denuncia un fatto increscioso accaduto ieri al comune, dove gli è stata recapitata una busta contenente un proiettile ed un messaggio minatorio, ed è questo il suo sfogo. Ieri al comune di Pomigliano mi è stata recapitata una busta contenente un messaggio minatorio ed un proiettile. Non è la prima volta che sono vittima di intimidazioni di questo genere. Adesso però ho deciso di rendere pubblica la vicenda perché desidero che i cittadini sappiano quello che sta accadendo. Ringrazio le forze dell'ordine che mi sono accanto in questo momento particolare. Ho ricevuto tanti messaggi di vicinanza da parte di tutte le forze politiche, anche da parte dell'opposizione. Continuerò a lavorare con forza e determinazione per il bene della città e per rendere Pomigliano più vivibile nel rispetto dei principi di trasparenza e soprattutto di legalità. Non lascerò mai che simili episodi possano influenzare l'azione di governo che stiamo portando avanti. Il DJ e produttore noto a livello internazionale Joseph Capriati, 33 anni, è stato accoltellato dal padre ed è finito all'ospedale di Caserta in condizioni gravi. Il padre del DJ, il 61enne, è stato invece arrestato per tentato omicidio ed è stato condotto in carcere dalla polizia. Il ferimento di Capriati, hanno accertato i poliziotti, è avvenuto al termine di una lite scaturita da futili motivi che ha coinvolto il DJ ed altri appartenenti al suo nucleo familiare, tra cui il padre che ha impugnato un coltello da cucina colpendolo al torace. I poliziotti hanno poi trovato e sequestrato l'arma. Il DJ Capriati solitamente vive in Spagna, ma da quando è scoppiata la pandemia, anche a causa del blocco del lavoro, era tornato nella casa paterna di Caserta. L'ASL di Caserta ha pubblicato il consueto bollettino di aggiornamento quotidiano relativo all'andamento della curva pandemica da coronavirus. Si registrano 154 nuovi positivi, cui si aggiungono 147 guariti ed 8 deceduti. Il numero di tamponi processati nelle ultime 24 ore è stato di 1.868 per un tasso di positività dell'8,2%. La città che fa registrare il maggior numero di attuali positivi in terra di lavoro è Maddaloni con 246, seguita da Caserta con 227 ed infine con Aversa con 203. Adesso cambiamo argomento perché è arrivato il momento dello sport. Dopo il turno infrasettimanale dell'Epifania si riparte con il calcio e le 20 formazioni di Serie A si apprestano a vivere un altro weekend di emozioni in questa 17esima giornata e vanno tutte a caccia di 3 punti importanti per la classifica e di rispettivi obiettivi. Ad aprire la scatola di questo turno di campionato, nel primo anticipo di giornata, c'è il Benevento impegnato quest'oggi alle ore 15 al Ciro Vigorito, dopo la vittoria esterna a Cagliari, chiamato ad affrontare l'Atalanta di Gasperini. Stiamo parlando di 2 squadre che si promettono spettacolo e che sono assolutamente in salute, intanto che ci si può attendere qualsiasi tipo di risultato dal match di oggi. I giallorossi dovranno fare a meno di Tuia, non si è riassorbito il fastidio muscolare alla coscia destra. In difesa dunque dovrebbe agire Foulon a sinistra con Improta a destra. Centrali davanti a Montipò agiranno i soliti Barba e Glick.
Inamovibile Schiattarella in regia, c'è Ionita sul centrodestra, Dabò è in vantaggio nel ballottaggio su Etemai sul centro-sinistra. La Padula praticamente certo del ruolo di centravanti, dietro di lui agiranno in tandem Caprari ed uno fra Roberto Insigne e Marco Sau, con le quotazioni di quest'ultimo in risalita nelle ultime ore. Non convocati per infortunio Teglio e Iago Falche. Adesso il Napoli, mister Gattuso, oggi festeggia il suo 43esimo compleanno e domani spera di farsi un regalo perché sarà impegnato con i suoi uomini sul campo dell'Udinese alle ore 15. Assenti per infortunio nel match i noti Osimhen per Covid e Mertens per infortunio, inoltre monitorato a Castel Volturno Terme che si sta limitando a terapie. Kalidou Koulibaly sta meglio, ieri ha giocato anche alcuni minuti della partitina d'allenamento, ma anche in caso di convocazione molto probabilmente non verrà rischiato dal mister Gattuso dopo il delicato problema muscolare. È una situazione già capitata l'anno scorso con il Lecce e che tutti in casa Napoli vogliono scongiurare. La priorità quindi resta arrivare al top per la Supercoppa in programma il 20 gennaio. Ad Udine, in difesa sulla sinistra Isai, potrebbe vincere il duello con Mario Rui. Tra i pali, chance per Alex Meret, nel caso panchina per Ospina. Dovrebbe esserci l'esordio da titolare per Rachmani in coppia con Manolas, dando così un turno di riposo a Nicola Maximovic. In mediana, rischia Fabian Ruiz, potrebbe essergli preferito inizialmente Elmas con Bakayoko e Zielinski a supporto di un attacco in cui Petagna ritornerà dall'inizio con Lozano e Lorenzo Insigne. Partirà dalla panchina, nel caso Politano, uscito acciaccato dal match di mercoledì contro lo Spezia. E con il Napoli, eravamo in chiusura, era la nostra ultima notizia, vi auguriamo un buon proseguimento di giornata sui nostri canali.